Islanda, terra del fuoco e del ghiaccio. Una terra estrema e selvaggia, dove la natura regna sovrana. Cascate imponenti, canyon profondi e scogliere a picco sul mare. Montagne colorate nel cuore inospitale dell'isola. Geyser e aree geotermiche fumanti che sembrano di tutt'altro pianeta. E i ghiacciai così maestosi e imponenti da togliere il fiato. La meraviglia dei puffin che si scaldano al sole di mezzanotte, megattere nel freddo mare del nord, e foche dispettose che giocano a nascondino. Tutto questo è l'Islanda e cercheremo di raccontarvelo in questo nostro diario di viaggio. Prima di partire per il nostro on the road, dedichiamo la prima giornata alla capitale, Reykjavik. Giorno 1, pioggia. Prima tappa, la chiesa più grande d'Islanda, la cui architettura ricorda le colonne di basalto tipiche della costa del sud. Ammiriamo la street art tra le vie del centro per poi passare in riva al mare per la Nave del Sole, scultura dedicata al 200° anniversario della città. Giorno 2, altopiani centrali, la zona più estrema d'Islanda, dove non esistono strade asfaltate e i servizi sono ridotti al minimo. Giorno 2, trekking al Landmannalaugar, con pioggia! Per avere un assaggio di questa terra così selvaggia, faremo uno dei tanti trekking al Landmannalaugar, perdonatemi la pronuncia. Lui fa le foto e intanto io guardo il trekking da fare. Arriveremo prima lassù in cima, faremo tutto il giro e poi scenderemo da quell'altra cima. La caratteristica di questo luogo sono le montagne composte da riolite, una lava ricca di minerali che raffreddandosi ha dato vita a meravigliose sfumature di colore. E proseguiamo poi tra fumarole e un paesaggio decisamente lunare. Landmannalaugar si raggiunge tramite strade sterrate percorribili solo con mezzi 4x4. Il modo migliore per evitare i guadi è arrivare da nord facendo la strada 35, la F26 e la F208. Ripartiamo da Reykjavik per esplorare una delle mete più classiche, il Circolo d'Oro. Terzo giorno in Islanda, il parco di Þingvellir, e piove. E voi vi chiederete cosa faccio ancora con questo vestito da pulcino. È semplice, raga, piove. Your security, there's no.
L'attrazione più famosa è sicuramente il canyon a cavallo tra placca eurasiatica e placca americana. Praticamente si cammina fra due continenti. Non vi scordate della bellissima cascata Oxara. E la piccola chiesina bianca. Dal parco ci spostiamo a Geysir per assistere alle esplosioni di Strokkur, un geyser che erutta ogni 5-10 minuti e i cui getti d'acqua possono raggiungere fino ai 30 metri. Infine raggiungiamo Gullfoss, conosciuta come la regina di tutte le cascate islandesi. Stiamo bagnando un pochino. Sto facendo la doccia, il bagno, tutti insieme, l'idromassaggio. Devastante. Giorno 4 inizia il giro d'Islanda lungo la Ring Road. Raggiungeremo le cascate della costa sud fino alle scogliere di Vik. Giorno 4, non piove, ma ci pensa la cascata a bagnarci. Siamo sempre in cerca di umido. La prima cascata che visitiamo è quella di Seljalandsfoss, famosa per un passaggio che permette di camminare proprio dietro al getto d'acqua. Altamente consigliato abbigliamento impermeabile, visto che qui ci si bagna per bene. Non perdetevi la cascata nascosta, raggiungibile attraverso una piccola fessura scavata nella roccia. Ci spostiamo di qualche chilometro per raggiungere Skógafoss, una delle cascate più famose e facilmente accessibili. Lasciate le cascate, iniziamo ad avere un'anticipazione dei ghiacciai del sud con il sole a Majokull. L'imponente lingua del ghiacciaio è larga 2 km e lunga 8. E sotto la sua calotta si trova il vulcano Katla, uno dei più pericolosi in Islanda. In serata raggiungiamo uno dei punti più panoramici della costa sud, Dyrhólaey, un promontorio di origine vulcanica con il suo famoso arco di roccia. Concludiamo la giornata a Vik e alla famosa Reynisfjara Beach, la spiaggia più famosa e suggestiva d'Islanda. Ripartiamo da Vik per continuare l'esplorazione della costa sud, tra canyon verdissimi e surreali paesaggi ghiacciati. Quinto giorno in Islanda. Pioggia. No, non è vero. Non esiste la pioggia in Islanda. Prima tappa di oggi, l'impronunciabile Fjallajökull, un canyon lungo circa 2 km e profondo 100 metri. E siamo così fortunati da vederlo sia con la pioggia, che con un pizzico di sole.
ci addentriamo nel cuore del Parco Nazionale del Ghiacciaio Vatnajökull, che con i suoi 12.000 km quadrati è il parco naturale più grande d'Europa. Al suo interno possiamo fare un trekking lungo circa 12 km per vedere la lingua del ghiacciaio Skaftafellsjökull e la cascata Svartifoss. Cinque chilometri più in là ci emozioniamo come bambini di fronte alla lingua più esterna del Vatnajökull, il ghiacciaio Svinafellsjökull. E per concludere la giornata in bellezza ci godiamo gli iceberg che galleggiano nelle lagune di Fjallsarlón e Jökulsárlón. Serve il vento per asciugarsi, eh? Giornata di spostamento verso i fiordi orientali, con qualche sosta qua e là alla scoperta dei territori selvaggi di Islanda. Prima tappa di oggi è Stocksnes, una spiaggia ai piedi dell'imponente montagna Vestrahorn. Qui, dune di sabbia e pozze d'acqua creano uno scenario davvero surreale. Proseguiamo poi verso il vicino promontorio di Hvalnes, con il suo caratteristico faro arancione costruito nel 1954. Da qui potremo proseguire lungo i fiordi orientali, ma per salire verso nord decidiamo di tagliare lungo la strada sterrata di montagna numero 95. Finalmente raggiungiamo Seyðisfjörður, uno dei villaggi più pittoreschi e colorati d'Islanda. L'unica via di accesso al villaggio è la strada che arriva da Gilsadir, una strada panoramica che attraversa un passo 600 metri di quota. L'esplorazione dei fiordi orientali termina a Borgarfjörður e alla scogliera Fenarolmi, dove siamo riusciti a vedere i buffissimi puffin e il sole di mezzanotte.
riprendiamo il nostro tour verso il nord dell'isola, tra canyon, cascate e una famosa area geotermale. La prima tappa è il pittoresco Studlagil Canyon, che nasconde una delle più grandi formazioni di colonne di basalto. Show me a way out, give me a side of the story. Throw me a rope here, I've drifted way too far. I see it sometimes behind those kind eyes. I see it sometimes behind those kind eyes. Una strada che attraversa un paesaggio lunare ci porta alla prossima tappa, la cascata Dettifoss, la più potente d'Islanda, e la vicina Selfoss. Tra zolfo, pozze di fango ribollenti, atterriamo direttamente su Marte. Verir è la zona geotermica più attiva d'Islanda. Con la luce che ci accompagna raggiungiamo l'ultima tappa di oggi, il vulcano Verfjall, per un trekking intorno al suo cratere. Oggi giornata un po' più scarica, ma non per questo meno adrenalinica. Ci aspettano le balene. Húsavík è la classica cittadina di mare, ma è famosa soprattutto per le balene. Giorno 8, fa freddo. Tipico abbigliamento per l'estate islandese. Tuta termica. Antivento. Piumino. File. E poi? Maglia termica. Basta? Giusto perché la canottina. In testa cosa c'hai? Allora, cappuccio. Cappuccio 2, cappello. Il tour di North Sailing ci accompagna prima a Puffin Island, dove possiamo vedere migliaia di puffin volare sul mare. Per poi raggiungere la baia Skjalfandi a caccia di balene. Sulla strada verso l'appartamento facciamo tappa a Godafoss, la cascata degli dei. E a fine giornata proviamo finalmente l'ebbrezza di fare un bel bagno in acqua bollente mentre fuori ci sono 7 gradi.
Il nono giorno ci ha dato conferma che in Islanda è la natura che comanda. Il programma prevedeva un trekking tra le meravigliose montagne colorate di Kerlingarfjöll. Ci siamo fatti ben 3 ore e mezza di strada off-road, ma al nostro arrivo ad aspettarci c'erano solo nebbia, neve, raffiche di vento a 50 km orari e visibilità pari a zero. Una giornata intera sprecata, direte voi. Beh, sono gli inconvenienti del viaggiare in Islanda. Il decimo giorno ci accoglie con un sole che spacca le pietre, giustamente visto che oggi faremo solo un lunghissimo spostamento verso i fiordi occidentali. Prima di raggiungere i fiordi ci fermiamo a Vitsyrkur per ammirare il caratteristico scoglio a forma di rinoceronte che si abbevera nelle fredde acque dell'oceano. La distanza per raggiungere i fiordi è notevole e per molti potrebbe risultare noioso, ma vi assicuro che il panorama cambia letteralmente ad ogni curva. Arrivati nei fiordi in serata con il sole ancora dalla nostra parte, ne abbiamo approfittato per visitare la famosa cascata di Njandi. La cascata è alta 100 metri e larga 60, e prima di gettarsi nel fiordo compie ben 7 salti. Strade a strapiombo sul mare, altissime scogliere e spiagge colorate. Oggi esploriamo i fiordi occidentali, prima di raggiungere in serata la penisola Snæfellsnes. Prima tappa di oggi è il relitto della nave Gardar 64. Fu costruita in Norvegia nel 1912 e abbandonata qui nel 1981. Percorrendo le panoramiche F612 e F614, entrambe sterrate, raggiungiamo la spiaggia di Raudisandur. Questa spiaggia ha particolari sfumature rosse e dorate, che insieme all'acqua creano bellissimi giochi di colore. E tutti questi puntini che vedete sulla spiaggia sono foche. Non dimenticatevi della bellissima chiesina nera con il tetto rosso che si affaccia direttamente sulla spiaggia. I fiordi occidentali vengono spesso tralasciati in un on the road in Islanda, ma noi, testardi come siamo, abbiamo voluto almeno fare la costa sud e ne è valsa assolutamente la pena. Percorrendo bellissime strade panoramiche a strapiombo sul mare, abbiamo raggiunto l'ultima tappa di oggi, la Trabjarg, il punto più occidentale d'Europa se si escludono le Azzorre. Si tratta delle scogliere più alte d'Islanda, dove è possibile fare birdwatching e dove abbiamo visto di nuovi puffin. Thank you.
giornata dedicata alla scoperta della penisola di Snæfellsnes, in buona parte occupata dal Parco Nazionale del Vulcano Snæfell. Attrazione principale di questa zona è sicuramente il Monte Kirkjufell, luogo del Trono di Spade. Prossima tappa, cascata Svodufoss, alta 32 metri e alimentata dal ghiaccio in fusione dello Snæfellsjökull. E a pochi passi da lì ci imbattiamo nella caratteristica chiesa bianca di Hingjalsholm, in questo periodo circondata dai bellissimi lupini in fiore. Il viaggio prosegue verso il faro di Svartuloft, un faro arancione sull'orlo di una falesia nera. Lasciata la scogliera raggiungiamo il cratere di Saxhol, raggiungibile attraverso una comoda scala che si inerpica fino alla sua sommità. Breve sosta a Budakirkja, la famosa e super fotografata chiesa nera d'Islanda. E infine raggiungiamo i Tritunga, una spiaggia dove vive una colonia di foche. Non potevamo lasciare l'Islanda senza aver visto Kerlingarfjöll, quindi ci torniamo il penultimo giorno. Saremo più fortunati? Sveglia alle 4 del mattino, 3 ore di efforts tra scossoni e buche profonde per raggiungere l'altopiano nell'unica finestra di sole della giornata. Ne è assolutamente valsa la pena ritornare fino a qui. Nel cuore della catena montuosa Kerlingarfjöll si trova Vera Dalir, conosciuta anche come Valle delle Sorgenti Calde. Si tratta della più grande e affascinante area geotermica d'Islanda, con montagne di riolite di colore rossastro che fumano da ogni angolo. Vi suggeriamo di seguire il sentiero lungo circa 2 km, che conduce alla scoperta della parte bassa di Vera Dalir, passando attraverso il vapore delle fumarole per poi risalire le montagne color ruggine attraverso comode scalette in legno, un po' fangose. Mettetevi comodi e godetevi la magia di questo posto. L'ultimo giorno in Islanda lo abbiamo utilizzato per tornare a sud, per rivedere qualche posto visto un po' di sfuggita. E in serata siamo poi tornati verso Keflavik passando per la penisola di Reykjanes. Tra una raffica di vento e l'altra, torniamo per prima cosa a Dyrhólaey per salutare i puffin. Ci spostiamo di qualche chilometro per andare a vedere il relitto del C-117, un aereo statunitense abbandonato sulle spiagge nere di Vik.
Dalla Ring Road si raggiunge con una camminata di circa 7 km andata e ritorno, letteralmente in mezzo al nulla. Torniamo nei pressi del Circolo d'Oro per vedere un'altra tappa che c'era sfuggita, il cratere del vulcano Kerid. Particolarissimo il contrasto tra il rosso della terra e l'azzurro del laghetto. Infine concludiamo la giornata con un ultimo trekking di mezzanotte sul vulcano Fagradalsfjall, impronunciabile, per vedere la colata lavica ancora fumante del 2021. Ultimo giorno in Islanda. Ore? Mezzanotte. E stiamo ancora facendo trekking su un vulcano. Al chiaro di sole. Questa è tutta una colata lavica del 2021 che sta ancora fumando. È ancora il raffreddamento. E adesso dobbiamo tornare alla macchina, che è laggiù in fondo. E il nostro viaggio termina qui, 14 giorni e 4500 km macinati. 2 settimane di spese per cene e pranzi a orari folli. Qui funziona che i freschi sono separati ed è una vera e propria cella frigorifera. Lune 40, si prepara la schisetta per domani. La nostra bella dacia tutta impolverata ci fa da paravento per il fornellino. Oggi la cucina propone nuggets scaldati nella schisetta, che però si scalda attaccata alla macchina. Visto che nei supermercati non vendono gli alcolici, ci sbagliamo con queste fruttine adatte dai 4 mesi in su. Piano, dai 4 mesi in su, non esageriamo. Ture di Ila e Barce continuano per ottimizzare i tempi. Si mangia e si cucina. E si viaggia. Negli spostamenti tra una tappa e l'altra. 2 settimane di lotte contro il meteo. Asciuttissimi. Come non essere mai entrati. La GoPro lavata. La vestizione per poter fare il trekking sotto la pioggia. Cappello impermeabile. C'è tutto. Non siamo mica la cuffia della doccia sulla macchina fotografica. Siamo mica fatti di carta. Il poncio. Rettifica sul meteo di oggi. Il sole esiste. Quando ci sono 2 gradi fa un freddo boia, ma trovi il riscaldamento naturale. Bello caldo, ne? Che questa spettacolo. È la tappa di oggi. Bello, emozionante. Wow. Ma no. 2 settimane di paesaggi assurdi e difficili da dimenticare. L'Islanda ha un solo difetto, sa farti innamorare di lei non appena ci metti piede, e il tuo portafoglio già piange sapendo che ci dovrai tornare. Per organizzare il vostro viaggio in Islanda vi lascio in descrizione il link all'articolo sul blog, e mi raccomando, iscrivetevi al canale.